brevissimissima. E vabbè, io sono in Lega dal 2006 e diciamo che io ho lavorato qui in segreteria come segretaria a fianco di Maurizio, di Savoia, tutti i consiglieri, di Sergio, di Lina e anche a fianco di Dennis ovviamente, e quindi diciamo che ho imparato sul campo tutto quello che riguarda la politica, nessuno me l'ha insegnato. Premetto che sono partita da zero, nel senso che io non mi sono mai affiancata a nessun partito politico prima e sono arrivata qui per caso e mi sono appassionata così alla Lega, perciò diciamo che sono nata e cresciuta qui, svettata qui insomma. E l'anno scorso vi ho un po' abbandonati in causa motivi personali e salute, ma ora sono ritornata più battagliera e convinta che mai. E mi candido come segretario. Salute perché c'è colpa mia. Sì, no, mi aveva esaurita. Ciao, vuol dire che facciamo lavorare. Adesso mi candido come segretaria organizzativa, che è un po' quello che ho sempre fatto all'interno del Movimento Giovane alla fine e della Segreteria Nazionale della Lega Nord Trentino. Diciamo che ho sempre sostenuto tutti i giovani, tutte le campagne elettorali, idee, insomma. Diciamo che sono stata coinvolta a 360 gradi, quindi non solo nel lavoro ma anche personalmente. E che dire, io spero di ricevere un po' di vostri voti e spero di farvi lavorare bene, anche perché come segretaria organizzativa credo che alla base, oltre all'amore per la Lega, ci sia anche una sorta di coordinazione proprio con Dennis, in questo caso, se sarà lui eletto o chi per esso, insomma, visto che solo lui è candidato. Non so se c'è qualcun altro che si vuole candidare oggi, comunque poi vi spiegherò anche come funziona tutto quanto. E mi dovrete dare una mano, assolutamente, se nel caso in cui appunto sarà eletta, perché come diceva prima Brignoli, come ha detto Adami, come ha detto Maurizio, tutto quanto. No, io riporto un po' quello che avete detto voi, nel senso che bisogna aiutarsi, quindi collaborare, darsi una mano. Perciò noi quando vi chiamiamo per fare le riunioni, quando vi tartassiamo di messaggi e di lettere, non lo facciamo perché vi vogliamo rompere le scatole, ma lo facciamo semplicemente perché vogliamo far crescere questo movimento dei giovani che purtroppo negli ultimi anni è andato un po' in discesa. E siamo partiti diciamo molto bene nel 2006-2008, avevamo tantissimi giovani, vuoi anche le campagne elettorali che ci hanno favoreggiato un pochino, come le provinciali, nazionali eccetera. Siamo andati un po' in discesa col tempo, perché ovviamente i giovani, si sa, sono un po' altalenanti, poi se si affibbiano questi simpatici amici anarchici sappiamo benissimo come vanno a finire. Perciò sono andato un po' in discesa, vuoi anche il patatracco che c'è stato con Bossi. Ora c'è Maroni alla guida, noi siamo qui in Trentino, che sappiamo che comunque è una terra difficile, le vallate sono tante e sono lontane. E noi chiediamo quindi a voi di darci una mano, di spargere la voce, di fare un po' di propaganda, quindi gazebo, manifestazioni, congressi, riunioni. Quando facciamo le riunioni la sera, purtroppo lo so che non è facile raggiungere Trento come città. E appunto per questo si parlava nelle ultime riunioni di andare noi nelle vallate, cioè noi che siamo stati un po' i coordinatori e organizzatori del movimento in questi anni, di decidere di organizzare delle serate noi da voi per un po' diciamo venirvi incontro, per aiutarvi, perché comunque non è facile spostare soprattutto dei giovani. Perciò vi chiedo insomma di aiutare noi per crescere questo movimento dei giovani. Perciò grazie a tutti. E già che ci sono, vi spiego una cosa, come si fa a votare oggi? Ve lo spiego prima che... Aspetta, facciamo le altre cose. Lo spiego dopo. David Moranduzzo, responsabile studentesco. Tutto facile. Io ho scritto una lettera che mi sembrava più facile da spiegare le mie idee. Innanzitutto buonasera a tutti, fa sempre piacere vedere tanta gente nonostante la neve. Spesso modo oggi, il giorno dei padani del Trentino è un giorno molto importante, il primo congresso nazionale dell'MGP Trentino.
Vedo moltissime presenti eccellenti, il coordinatore federale Lucio Brignoli, vice coordinatore federale Alessio Rami, il segretario nazionale del nostro Trentino Gatti, presidente nazionale consigliere provinciale Alessandro Savoia e consigliere provinciale Civettini Claudio. E infine la persona che oggi si metterà in gioco in prima persona, coordinatore Amici Più uscente dalle spalle. Proprio di quest'ultimo voglio parlare ringraziandolo del buon lavoro che ha svolto all'interno del nostro movimento, contribuendo alla crescita di tesserati, militanti, ma soprattutto di giovani guerrieri del Nord che sono disposti a mettersi in prima linea per conquistare la libertà. Danny Spavli è il più vecchio militante che fa parte del nostro movimento giovanile e ha condotto molte battaglie, di cui le più importanti sono quelle a favore del crocefisso nella scuola superiore a Mezzo Lombardo e la raccolta firme contro la chiusura del punto di primo intervento dell'ospedale di San Giovanni di Mezzo Lombardo. Si è candidato per coprire la figura istituzionale di sindaco del comune di Mezzocorona e infine di presidente della comunità di valle della Rotaliana. Tutto ciò grazie alla Lega Nord, l'unico movimento politico che a livello locale e nazionale punta sui giovani. Il giovane padano è la nobile incarnazione dello spirito, della storia, della tradizione e della cultura dei schiavi e della propria terra, fedeltà agli altri giovani padani, onestà interiore, fratellanza, rispetto di quanto tramandato dai propri avi, coerenza nei propri obiettivi, lavoro costante, integrità morale, sono i valori che distinguono dalla massa il giovane padano. Alla Lega Nord non ci si avvicina per scopi personali, ma solo per gli ideali concreti e per la coerenza del movimento di Umberto Bossi prima e di Roberto Maroni poi hanno portato avanti l'indipendenza del popolo padano e la libertà del Nord. L'impegno che stiamo prendendo oggi deve essere continuo sia da parte del nostro coordinatore che da parte dei componenti dello stesso direttivo. Tutto ciò è importante per la maturità sia politica che mentale del singolo componente, o meglio dire compagno di squadra. Compagno di squadra è colui che cerca con il suo contributo di far andare tutto bene all'interno della stessa, di collaborare e creare idee che garantiscono una buona riuscita politica nel nostro movimento. Compagno di squadra deve essere incitato, ascoltato, seguito, ma in special modo deve sentire la Lega Nord come la sua seconda famiglia. La rivoluzione parte da noi, dal Nord. Sono i giovani della Lega Nord il futuro della politica trentina e nazionale, solo i giovani della Lega Nord fanno politica per degli ideali concreti e senza scopo di interessi personali. Paolo Grimoldi, Matteo Salvini, Flavio Tosi, Lorenzo Fontana e ovviamente il nostro segretario Maurizio Fugatti sono gli esempi che noi dobbiamo prendere, ma dobbiamo anche imparare da chi ci ha preceduto, come i presenti Alessandro e Sergio, fondatori della Lega Nord in Trentino, a cui vogliamo fare un grande applauso per tutto il lavoro svolto fino ad ora. Persone, e dico persone perché sono come noi, da niente, con molto impegno e maestria, ci rappresentano nelle varie istituzioni politiche, persone oneste e umili che contribuiscono giorno dopo giorno alla conquista dell'indipendenza del Nord. A noi ci spetta un degno importante passo nella storia della Lega Nord Trentino, in special modo del Movimento Giovani Padani. Mettiamo l'impegno di realizzare, anche sul nostro territorio, un esercito di giovani che possono battagliare per conquistare la nostra libertà. Noi giovani del Nord portiamo rispetto e vogliamo rispetto, quello che in questo momento il ministro Profumo non sta facendo. Lui pensa solo al Sud e alle scuole del Sud. Lo stesso ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo, a settembre ha inaugurato l'inizio delle lezioni, annunciando che in tutte le classi scolastiche di medie e superiori avrebbero avuto un computer e così ogni insegnante delle regioni Puglia, Campania, Sicilia e Calabria saranno dotati di un tablet. Per la digitalizzazione il Ministero mette in campo delle risorse sicure, 24 milioni di euro che serviranno ad assegnare i computer. Nello specifico 8 milioni serviranno a fornire di un computer le 34.000 classi di scuole medie e 15.650 milioni serviranno per rifornire le 62.000 classi delle scuole superiori. E in Trentino? No, al Trentino niente, perché il Trentino si trova al nord. Profumo va poi all'attacco dell'ora di religione e lancia una proposta che ha fatto tanto discutere e che non è piaciuta al Vaticano. Già, perché se il paese diventa sempre più multiculturale, i programmi scolastici si devono adeguare. Perché cambiare le nostre tradizioni? Sottometterci ai musulmani e piegarci a chi è il nostro ospite? Per tutti questi motivi espressi,
Mi sento fiero oggi di propormi come coordinatore del Movimento Studentesco Padano e spero di lavorare bene per i nostri giovani e per la Lega, perché guardando al futuro io vedo solo un orizzonte verde, quello del nord libero e indipendente. Grazie per la presenza. Beh, visto che siamo in tema di istruzione, il nostro candidato bisesti all'università. Candidato all'università, me la farò prossima, la maturità. Allora, molto, molto brevemente. Allora, la cosa, diciamo, che adoro della Lega di essere qua è che siamo amici. E questa secondo me è la cosa da cui dobbiamo partire. Noi qua, cioè, non sono parole, ragazzi, cioè, è come se fossimo una famiglia, ci sentiamo non solo per parlare di Lega, che è bellissimo e tutto, ma se magari un giorno uno da una parte, uno nel paese dell'altro, chiama l'altro, ci si sente, si cresce assieme e questo ci fa legare. Il classico, quando ci avevamo i braccialetti, la Lega che ci lega, oppure altre cose del genere. Che dire, è un momento abbastanza difficile per tutti i motivi esposti prima e tutto. Una cosa da sottolineare giusta è stato il fatto che i giovani sono abbastanza altalenanti, sono più sensibili di altri. Ovviamente se prendiamo un giovane, come è successo a me, come è successo nel mio paese, che ha dato il voto alla Lega l'ultima volta, adesso con queste cose è venuto a dirti manca voi, sei come gli altri, tutte queste cose qua. Questo no, adesso e qua sta il nostro impegno, noi dobbiamo cercare di arrivare e dire no, non siamo come gli altri, perché non siamo come gli altri lo diciamo, perché abbiamo fatto un cambiamento, io non ho visto il PD che è andato in piazza, ha preso le scope quando c'era Penati, la Lega l'ha fatto, la Lega è andata a Bergamo e ha ribaltato un sistema che c'era magari fossilizzato, sbagliando nel partito, e tutto questo dobbiamo dirlo e dobbiamo, visto il problema che c'è in Italia dell'informazione, visto che l'informazione fa schifo in Italia, noi dobbiamo cercare di essere dei portatori di una parte di verità, o non, perché non vogliamo essere così, diciamo, propensi a dire che noi abbiamo tutta la verità nelle nostre mani, però una parte, quella che ci riguarda, i fatti che noi conosciamo, dobbiamo dirli e dobbiamo riuscire a convincere le altre persone della bontà della nostra azione. E poi una cosa che mi preme sottolineare, noi dobbiamo riuscire a far passare il messaggio anche qui in Trentino che l'idea della Lega è unica ed è bella, cioè è molto, noi abbiamo sempre avuto questa cosa, scusate un attimo, che secondo, cioè, chi era leghista era sempre visto un po' male, invece secondo me deve essere il contrario, perché secondo me noi siamo molto più figli degli altri, cioè chi è che c'è come noi che ha un'idea e un partito alle spalle come il nostro? Cioè, qual è l'idea che sta alla base dell'Italia dei Valori? Qual è l'idea che sta alla base del PD che non ne hanno più? Cioè, almeno noi sappiamo la Lega che c'è un'idea molto bella, che è quella del federalismo, gli altri non propongono assolutamente nulla. Perciò noi dobbiamo riuscire a ribaltare questo contesto dei soliti leghisti, beceri, eccetera, eccetera, riuscire a ribaltarlo e riuscire ad arrivare a far capire che noi siamo meglio di come loro ci vorrebbero e di come ci dipingono e di come loro ci vorrebbero far immaginare a tutto il resto delle persone. Un'altra cosa che vorrei dire, sarò molto veloce, è il fatto di ringraziare in primo luogo, perché se noi oggi siamo qui lo dobbiamo anche alle persone, ovviamente come ha ripetuto giustamente lei, che hanno fondato la Lega Nord Trentino, ma alle persone che in questi anni hanno creduto in noi e ci hanno fatto crescere. I giovani che sono entrati nelle istituzioni lo sono entrati non perché sono giovani, sono belli, sono carini, ma perché la Lega ha puntato su di loro, perché c'era un movimento che dalla persona che ha 80 anni a quello che ha già 50, che magari voleva votare piuttosto un quarantenne, eccetera, ha detto no, che dà il voto al boss lo stesso, così magari fra 5 anni le proprio un altro. Perciò su questo noi dobbiamo, veramente questo volevo farlo oggi, ringraziare i nostri, diciamo, dirigenti, e insomma il nostro partito in Trentino, perché davvero non l'ha fatto con le parole di dire puntiamo sui giovani, ma l'ha fatto davvero. Dopodiché una cosa vorrei ringraziare anche ovviamente tutti voi perché siete qui oggi, perché non è una giornata facile, il momento non è facile manco quello, però ci siete, questo è l'importante. Noi partiamo da qua, ragazzi, noi partiamo da qua e vogliamo costruire altro. Per costruire altro cosa dobbiamo fare? Una cosa, diceva Vignoli, che è l'input, un input abbastanza forte,
però dobbiamo farlo, dobbiamo impegnarci tanto, un sacrificio, però penso che siamo qua, vuol dire che ci crediamo, e il fatto che noi ci crediamo, questo è fondamentale, e da qua dobbiamo andare avanti, impegnarci e riuscire il più possibile a lottare per la causa del nostro movimento. Dopodiché l'ultimo ringraziamento va a Dennis, che è il candidato a essere coordinatore in Trentino. Mi ricordo che quando sono entrato avevo 17 anni, manco 18, la testa l'anno dopo, e c'era Dennis che era qua da poco, e così c'era Gabriella, e mi ricordo che è stata una bella cosa, insomma, quando rivedo ancora le foto di quando c'erano le prime manifestazioni e così, quando c'erano 18 anni, è una bella cosa. Perciò spero che questo sentimento, il fatto di appartenere comunque a qualcosa di bello per cui si crede, siamo qua tutti perché crediamo che il nostro movimento possa portare un sano cambiamento nel nostro paese, riuscire per uscire da tantissime cose, dalla crisi economica, perché propugniamo delle idee, dei fatti concreti per riuscire a superare la crisi, propugniamo un modello di gestione dello Stato diverso, tutte queste cose, e noi siamo qua perché crediamo in tutto questo, perciò vi ringrazio e grazie. Allora, responsabile informatica, allora Alessandro Vona purtroppo si è candidato, però mantiene la sua candidatura, ma per problemi lavorativi non può essere qua, quindi Lady Pink e Lady Dansas e Lady Pink è l'altra candidata. Che onore. È sempre più magra lei, sì. Ma è vero, sono ingrassata. Ma scompari, tra un po'. Non c'è problema. Ma scompari. Ma che carina. Sì. Vai. Allora, io sono candidata come responsabile a internet perché sono sempre lì che... Scusa anche per il mio italiano non perfetto, perché non... Manteniamo le tradizioni. E niente, d'altro ringrazio tutti per l'opportunità che mi state dando e basta. Quindi voi mi conoscete, sapete come sono.